Allora, stiamo continuando la nostra campagna elettorale atipica. Eravamo stati a trovare i lavoratori dell'ANM che ogni giorno si devono avventurare con dei precari mezzi per dare il trasporto pubblico. Adesso siamo con degli altri eroi della città. Siamo venuti a trovare i lavoratori dell'asilo, che sono altri lavoratori che sono veramente costretti sempre a lavorare in condizioni assurde, in carenza di mezzi, e che poi spesso e volentieri, così come capita appunto agli autisti, sono l'interfaccia con i cittadini, su cui viene scaricata poi tutta la rabbia giusta di quelli che sono gli utenti, quelli che vivono la città, e purtroppo loro se la assorbono anche se non sono colpe loro. Così come abbiamo fatto nelle altre occasioni, siamo venuti qua non per venire a chiedere il voto, per segnalare la nostra esistenza, per dire quello che facciamo, per socializzare i ragionamenti, quelle che sono le proposte, e per raccogliere soprattutto, per farci sentire raccontati. Siamo stati a fare una piccola assemblea informale, lavoratori tanto arrabbiati, col sorriso sulle labbra, ma sempre molto combattivi, che ci segnalavano le situazioni esasperanti di un lavoro veramente duro, l'impossibilità di andare in pensione a causa delle assurde norme che ci sono. Gente, abbiamo conosciuto un lavoratore 70 anni che deve fare 3 mesi con dei gravi problemi fisici, costretto a continuare a venire a lavorare per andare in pensione. È stato costretto a rimanere fino a quest'età perché sennò la pensione era troppo bassa, perché sono lavoratori che spesso sono entrati tardi nel circuito lavorativo. E siamo con Carmine, compagno di mille battaglie, che non solo è un combattente sul suo posto di lavoro, ma che poi supporta anche tutte le altre vertenze che sono in città. Allora, Carmine, che ci dici? Com'è il clima? Allora, intanto mi fa piacere quello che diceva il compagno e non ha fatto una riga, perché tutto quello che è reale e lo constatiamo tutti i giorni, lo tocchiamo con mano. Quello che io voglio dire è che ecco, la campagna elettorale, perché alla fine entriamo in questo clima, anche se per noi non vorrebbe essere questo, perché sembra quasi andare a chiedere l'elemosina, no, il voto. Ma purtroppo questa democrazia ci dice che se non abbiamo dei numeri per poter entrare in Parlamento, dove noi pensiamo che di arrivare almeno a portare una folta numero di compagni che ci dia ecco, l'occasione per avere l'eco, per essere megafono di queste vicissitudini e di questi incontri che voi state andando a fare con i lavoratori. Quindi queste vertenze, queste diciamo, opportunità di disagio sarebbero ecco, importanti portarlo in Parlamento. Chi lo può fare se non meglio di noi? Però questo noi dobbiamo farlo facendo la campagna elettorale, che a noi tanto ci dà proprio fastidio. Però sappiamo, abbiamo messo da parte un attimino, ci siamo tappati il naso e le orecchie, andiamo a fare caseggiati come stiamo facendo. Ecco, questo può essere un'occasione che abbiamo fatto oggi. Ne faremo durante queste ultime 2 settimane, ma nei palazzi, dalla signora Vicinato, con tutti quelli che magari conoscevamo, sui posti di lavoro, mentre lavoriamo, mentre faccio spazzamento, cercherò di convincere il fruttivendolo, il salumaio, voglio dire tutte quelle persone che sul territorio non hanno quell'opportunità di vedere la persona che si candida, perché ecco, diceva prima il compagno ai lavoratori, si arriva. Fortunatamente ancora deve arrivare nessuno, forse perché c'è lo zoccolo duro che già si sa dove andrà a finire, però questo sarà momento di confronto, tra virgolette, di che si arriva ormai a chiedere questo famoso voto. Io dico soltanto una cosa, non voglio essere lungo, noi rispetto agli altri che cosa diciamo? Noi non è che promettiamo, io dico e lo sto sostenendo, noi vogliamo, non è che chiediamo, noi vogliamo. Quindi con questa lista, con questi compagni, sperando di diventare un grande partito, se domani ci sarà l'opportunità, ma di arrivare là, ma noi chiederemo di tutto quello che ne parliamo, noi lo andiamo a chiedere, lo pretendiamo proprio perché siamo i primi a pagarlo, per la questione delle case, per il lavoro, della precarietà, di tutto quello che in questo paese, in questa città ha bisogno di Che dire, come dice Peppino Picco, ho portare. Ho detto detto tutto. tutto. Potere al Viva il potere al popolo! popolo! Potere al popolo!